Per cominciare vorrei raccontarvi una storia. Qualche giorno fa un utente su Reddit ha chiesto informazioni a Rockstar Games riguardo al bilanciamento dell'economia di gioco. Bilanciamento un po' strano a detta sua, ed effettivamente il bilanciamento su Red Dead Online per quanto riguarda l'economia è veramente molto strano. Rockstar Games di tutto a punte con un coraggio che non mi sarei mai immaginato ha osato dire ma noi volevamo rispecchiare il XVIII secolo in cui devi spendere ore ed ore di lavoro per guadagnare qualche dollaro. Perfetto, va benissimo che tu dica da una missione ottieni pochi dollari. Sì, ma com'è possibile, se volevate rispecchiare il XVIII secolo, che una pistola, una maledetta pistola, che sarebbe costata 35 dollari nel mondo reale, su Red Dead Online, ne costi 1000? Ciao cavallo, dobbiamo criticare cose oggi, come ogni giorno. Amico, fammi vedere tutto quello che hai. Questo 2,96, questo 450, che non è neanche quello, una pistola. Pistola Mauser, 1000 dollari. 1000. Cioè, ma come fai a mettere una pistola a 1000 dollari? Ti devi fare tipo 100 missioni per comprarla. La cosa più bella in assoluto dell'economia di questo gioco sono le cose da vendere. Ora, tu trovi dell'oro, qualcosa di platino, di argento in una casa, dirai: cazzo, questa roba varrà un sacco di soldi. C'era anche un glitch che permetteva, tra virgolette, di duplicare queste cose. Bene, tu vai, magari hai fatto il glitch, va bene, non dovresti farlo. Vai al negozio dopo esserti fatto, che ne so, 20 anelli d'oro. E cosa ti dice? Li puoi vendere per una ventina, una trentina di dollari e basta. Ora, io capisco che magari questa cosa sia stata fatta per limitare l'uso di glitch di questo tipo. È plausibilissimo, va bene. Potrebbe anche essere stato fatto per dire: vabbè, la gente trova le cose e le vende a poco. Però cazzo, non farmi trovare anelli in oro se poi li posso vendere per 1 o 2 dollari. Questo 72, 2,40, 3,60, 6,85, 7,60, 170, 2,85. Madò, che prezzi. Vabbè, la cosa che costa di più è la pistola, in pratica. Olio per armi, quanto costa? 1,50 dollari. Perfetto, pulire un'arma, quanto costa? 1,50 dollari. Perlomeno hanno fatto olio per pulire le armi e pulire l'arma costa uguale. Benissimo, un sigaro quanto costa? 1,50 dollari. Scusa, i sigari sono abbastanza costosi. Dall'altra parte, però, un anello in oro, essendo che lo devi vendere tu e ci devi guadagnare soldi, no, costa molto meno. Cioè, le munizioni invece hanno prezzi anche normali. Per dire, se io volessi vedere le modifiche, è solo a titolo informativo, amico. Pulisci arma e puliscila. 60 dollari per sta schifezza. Cioè, ma come ti permetti? Come ti. Mirino migliorato, vabbè, 15 dollari. Come ti permetti a mettere sti prezzi? Un lingotto! Ma come un lingotto? Ma sì, 5 lingotti! Cosa? 10! A prezzo totale, dove 5 l'uno quindi? Me li fa diventare in oro veramente? Cioè, è questo il senso? Perché argento allora richiede 28? Vabbè, sarà 3. 3 lingotti, ma perché? Ci sarebbero anche prezzi onesti se guadagnassi bene. Non guadagni un cazzo! Puliscimela, grazie. 1,50 dollari per pulirla. E un anello d'oro si vende per meno! Ah, vedi, se fai. Ah, puoi fare acquista ora con l'oro. Quando shoppi ti daranno oro, tu fai così, usa oro e acquisti. Vabbè. Vabbè. Dammi l'arma. Che cazzo fa questo? Stai osando comprare da lui! Aspetto qui, eh. Allora, la cosa più bella secondo me è la differenza di prezzo tra munizioni, cibo in scatola e armi. Io capisco che le armi e le munizioni a quell'epoca costassero relativamente meno rispetto al cibo. Va bene, lo posso ancora comprendere. Ma com'è possibile che una scatola di munizioni del revolver costi 40 centesimi, del cibo in scatola vada dai 40 ai 75 centesimi a oltre, e un'arma costi 1000 fottuti dollari? Oh, io mi sono fissato con questi 1000 dollari, lo so che me lo sentirete ripetere continuamente, ma cazzo, 1000 dollari per un'arma! 1000! Una pistola automatica tra poco ai giorni nostri costa meno! E ora arriveranno quelli che diranno: ma è una beta, niente. Gnegne, ma è un esperimento. Cosa? Non è una scusa. Non è il loro primo gioco online. Non è che dire: dobbiamo bilanciarlo. È una scusa per inserire stronzate.
Come cavolo facevate a non capire che un'arma non poteva mai costare $1000 nel Far West? Ma poi con quale sfacciataggine andate a dire ma è una proporzione rispetto a come erano le cose all'epoca? Non è vero un cazzo! E ripeto, dire ma tanto lo bilanceremo, tanto la gente capirà, non è una scusa. Anzi, è ancora peggio, perché voi avete alle spalle anni ed anni di GTA Online. Capite? Negli anni scorsi avete sviluppato e avete aggiornato un gioco grande come GTA Online. Come potete avere il coraggio di dire una cosa simile, così sfacciatamente poi? Sta prendendo le pecore. Le pecore sta prendendo, come si permette sto qua? Guardalo! Maledetto! Come ti permetti? Dai. E muori. Ok. Aspetta. Olè, da dietro i cespugli. Ok, anche lui da dietro i cespugli. No, ma poi vogliamo parlare dei prezzi dei vestiti che io già avevo visto. Ciao tizio dell'Emporio. Anche dicasi truffatore per i prezzi che ci sono. Rabbigliamento, abiti esclusivi. Che paura. 225, cioè bello cazzo però. 225. Oh mio Dio, $131 un cappello. Io mi sono comprato lo spolverino con l'oro e basta. Capirei se dicessi, va bene, le missioni ti danno $3. Perfetto, un'arma quanto costa? 10, 15, $20. Va benissimo. Ma arrivare a sti prezzi non ha alcun senso. Non è realistico. Poi il bello è che fai la caccia al tesoro, cosa ottieni? $168, me lo ricordo ancora. Ho fatto la caccia al tesoro, sono arrivato lì, ho detto vabbè dai, cosa otterrò? $10, $20. Poi mi sono ricordato che la gente mi aveva detto, ma sai che c'è questa caccia al tesoro che ti dà $100? Io ho detto, beh, $100 buoni. No, $168 addirittura. Cioè, capisci, una missione ti dà $3, una caccia al tesoro, 168. E voi ora direte, beh, nel Far West se trovavi un tesoro, guadagnavi un sacco di soldi. Sì, ma è un videogioco. Com'è possibile che una missione ti dia $3? $3 e una caccia al tesoro, 168. Ma poi a caso, ed è una caccia al tesoro facilissima. Capisco che questo possa essere un incentivo per spronarti a fare soldi su Red Dead Online, per spronarti a giocare a Red Dead Online, che sia per dirti, guarda, ti diamo un po' di soldi, sei arrivato al rango 10, perfetto, almeno ti puoi comprare un po' di vestiti, un po' di armi, oppure ti puoi comprare, per andare a caccia, l'arco. Perché dico che ti puoi comprare l'arco? Perché l'arco costa oltre $100! E l'arco io lo ho. Ma mi è costato $124, io per comprarlo sono andato a farmi la caccia al tesoro. $124 un arco. Un arco nel Far West. Ma ti rendi conto? Che poi non puoi neanche dire, vabbè, un arco di quelli belli che ci sono adesso, sai, con il mirino, tutte le cose, il legno speciale, la cordicina speciale. No, un arco di merda! Sei proprio fatto di sterco, capisci? Il legno non è legno, è sterco! Aspetta, c'è uno da uccidere. Devo sfogare la mia frustrazione su sto tizio, aspetta. Cazzo, non posso... Ma sì che posso sparargli, dai! Uccidi, a me... Morto, perfetto. E questo coso? Prendi. Io non voglio farti nulla, amico. E questo è mio, Non l'ho mica rubato. Ma ce l'hai o vendi? Allora, amico, tieni un po' di roba. Perfetto, mi sono fatto un po' di soldi. Perfetto, mo, sai cosa facciamo? Così. Ciao! Io capisco che a quell'epoca catturare, uccidere, prendere la pelle, prendere i denti, prendere le squame di animali, tra virgolette, rari, potesse essere remunerativo. Ma è un gioco, gli animali spawnano facilmente, è comunque relativamente facile andare a caccia, non è come nel mondo reale che devi stare lì appostato ore. No, non è possibile che andare a caccia in un videogame sia così remunerativo e fare delle missioni non sia per niente remunerativo. Nel mondo reale va benissimo e nel mondo reale non sarebbe sicuramente così, però in un videogame no. Per carità, grazie, se ti sforzi puoi fare soldi velocemente, ma Cristo, com'è possibile che la caccia ti dia così tanto e vendere oggetti no? Non ti dia assolutamente un cazzo. Oh, ha una carcassa lì. Aspettiamo che finisca. Aspettiamo che finisca, poi gli spariamo. No, l'ha venduta. Maledetto. Come ti permetti? Che? Ho ucciso il cavallo. Ah, mi spiace. Oh, oddio. Ha roba nel cavallo. No, non ha niente. Peccato. Ok.
Via 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 via. Ora io capisco che a quell'epoca anche nel mondo reale i prezzi fossero abbastanza nonsense, perché c'era il discorso dell'esportazione e delle importazioni, quindi i prezzi erano molto sbilanciati tra munizioni, armi, vestiti, cibo eccetera eccetera. Ma Red Dead Online ha portato questo ad un livello superiore. Non è che Rockstar Games ha detto: beh, all'epoca i prezzi erano già nonsense, quindi noi cerchiamo di dare una stabilità, cerchiamo di dare un equilibrio a tutti i prezzi. Capisco che non fossero nonsense alla fine nel mondo reale quei prezzi, perché come ho detto c'era il discorso delle importazioni, delle esportazioni, bla bla bla, ma potevano mantenere lo stesso livello di nonsense senza dover esagerare fino a questo punto. E il problema principale è appunto il fatto che non è il loro primo gioco. Se fosse stato il loro primo gioco avresti detto: vabbè, cavoli, li devono bilanciare i prezzi, non hanno esperienza, ci può stare. Ma avete anni ed anni di esperienza in un mondo come quello di GTA Online. Ok, perfetto. Ah, guarda lì sopra, pensa che non me ne sia accorto, eh? Pensi che io non me ne sia accorto? Comunque c'è qualcun altro dal macellaio. Ora, io comprendo che all'epoca di GTA Online i moralisti dicessero: ma su GTA Online è troppo comodo avere gli account moddati. Vedrete che su Red Dead Online, in cui gli account moddati non ci saranno, tutta questa gente che citta che ha gli account moddati non si farà più vedere. Lo capisco, va benissimo, è un discorso sensato, ma non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto. E converrete con me che anche per voi tutto questo non ha senso e che è esagerato. Ora io sfido quelli che dicevano queste cose riguardo GTA Online a venirmi a scrivere qui sotto nei commenti: no, i prezzi su Red Dead Online sono bilanciati, hanno senso e mi piacciono, soprattutto quelli delle armi. E io non mi sto lamentando del fatto che cacciare sia facile, assolutamente, sono contento di questa cosa. Io mi sto lamentando che tutto il resto ti dà poco rispetto a cacciare. Non è possibile questa cosa all'interno di un videogame, perché se tu metti facile cacciare, deve essere facile anche fare soldi uccidendo persone, come lo era nel mondo reale a quell'epoca, ma deve essere, perlomeno, rispetto al tempo che ci impieghi, remunerativo allo stesso modo. L'ha venduta, perfetto, uscirà tra pochissimo. Adesso! Comunque il modo migliore per fare soldi è cacciare, Se cacci... Che cazzo fa la gente inattiva qua? Boh. Se cacci nei posti giusti ti puoi fare anche $50 in una ventina di minuti. Perfetto. Oh, oh! Ok. Altro dove sta? Ok. Spero di essermi spiegato bene, spero di avervi fatto capire per bene il mio punto di vista e il punto di vista di tutti i giocatori praticamente, quindi non so se avrete qualcosa in contrario da dire. Per questo video direi che è tutto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima!